Come iniziamo? E se iniziassimo con C'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco come si inizia un film! No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh, no, il libro no, sei già visto il libro delle favole che si apre. Chiudiamo il libro, non se ne parla. Facciamo così. Ciao bambini, siete pronti? Inizia, raccontami una storia e poi tutti a nanna, mi raccomando. Il mago pittore. Un giorno in cielo c'era una gran confusione. Le nuvole sembravano proprio impazzite. Cambiavano continuamente forma e colore. E non si capiva se quella era una bella giornata o se si stava preparando un temporale. A guardare il cielo quel giorno c'era proprio da diventare matti. Quei batuffoli di cotone improvvisamente non erano più di cotone, ma diventavano fumo nero e minaccioso. Le dolci forme delle nuvole, che a volte sembravano cuscini morbidi su cui volare, diventavano mostruose. Dragoni arrabbiati, animali mostruosi, occhi cattivi e scuri, e c'era davvero da avere paura. Ma cosa succede lassù? Si chiedevano tutti stupiti. Non si capisce più niente. Il fatto è che la fata delle nuvole stava litigando con suo marito, il mago della tempesta. In effetti erano una coppia strana, ma si volevano un gran bene e si divertivano spesso a cambiare la forma delle nuvole e i colori del cielo. Ma quando litigavano succedeva un gran pasticcio e anche il cielo se ne stava lì, confuso ad aspettare che smettessero. Quando litigavano quei due, facevano arrabbiare. «Sono più forte io!» No, io! E a seconda di chi vinceva, il cielo era sereno oppure si preparava alla tempesta. Andarono avanti così per molto tempo e la gente non sapeva più di che umore essere. I bambini non sapevano se uscire a giocare o inventarsi un gioco da fare in casa. Le mamme non sapevano se potevano stendere un bucato all'aria aperta, gli ombrelli si aprivano e ormai anche loro si sentivano un po' stanchi. Allora tutti decisero di farsi sentire e in coro gridarono: «Basta! Ci siamo stancati di tutta questa confusione! Volete decidervi a fare pace? Non possiamo stare dietro ai vostri capricci!» «Oh, caspita!» disse il mago. «Ci hanno sentito! Che figuraccia!» «Che vergogna!» rincarò la fata. Che bel pasticcio avevano combinato con i loro stupidi litigi e che rivolta avevano provocato. La fata e il mago si guardarono negli occhi e si misero a ridere. «Certo», pensarono, «a guardarci da lontano, siamo piuttosto ridicoli quando litighiamo». Poi si abbracciarono forte forte e fecero la pace. Il cielo finalmente si rasserenò. E le nuvole diventarono batuffoli di cotone su cui sognare. Il sole, che si era nascosto, tornò a splendere. Ciao bambini, raccontami una storia, torna presto. Buonanotte e sogni d'oro.